Cambiamo argomento, il 2017 è l'anno dei borghi e nonostante il primato indiscusso delle località di mare, proprio i piccoli centri di cui è ricco l'Abruzzo, oltre alle città d'arte, registrano una crescita della domanda turistica, secondo uno studio della CNA, indagine che mostra una crescita del comparto del 5,5% a livello regionale. Valentina Fenu. Sono ancora la costa e le località di mare a farla da padrone tra le scelte dei turisti in questa estate 2017. Un settore, quello turistico, che sulla scia della leggera ripresa economica internazionale ha registrato quest'anno una crescita significativa. A certificarlo l'indagine della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, condotta su un campione di 587 imprese, più 6,5% a livello nazionale e più 5,5% in Abruzzo, una domanda che si va sempre più diversificando. Se il mare attrae ancora il 70% dei turisti, un terzo di chi arriva sceglie la cultura con città d'arte e borghi. Si fa largo per almeno il 15% dei visitatori, un tipo di turismo esperienziale che comprende escursioni, attività nella natura e la scoperta dell'identità del territorio. Secondo Cristiano Tomei di CNA Turismo, la priorità ora è superare i confini regionali. Tra i turisti stranieri, molti vengono da Australia, Stati Uniti, Cina e Giappone. A loro si guarda con la necessità di coordinare le regioni per creare itinerari più vasti. È un grande tavolo di lavoro progettuale della CNA nazionale, proprio sul turismo, con tutti i territori e le regioni italiane. E stiamo mettendo a sistema questa piattaforma e la porteremo a confronto con le istituzioni, in particolare con il MIBACT.